In compagnia di Marco Parravicini, responsabile dell'oratorio estivo, visitiamo appunto l'oratorio di Besnate, gli chiediamo quali sono le iniziative estive di questa struttura. Beh, innanzitutto il tempo dell'estate è abitato dai 200 e più ragazzi, dai 50 animatori e dai molti adulti che ci danno una mano con le attività a supporto delle famiglie, quindi occupiamo 5 settimane dal termine della scuola fino a metà luglio per accompagnare i ragazzi nelle giornate attraverso il divertimento, i giochi, le uscite, la piscina, la scuola e altre attività ricreative e culturali che organizziamo insieme agli animatori. Certo, tra queste attività avete anche fatto avete concorso al Mini Palio. Sì, quest'anno è giunto... Alle tue spalle mi sembra di vedere i loghi dei tre cantoni. Sì, dei quattro borghi. Quattro cantoni, sì. Quattro borghi, sì. Quest'anno è giunto alla 30ª edizione. È un evento che raccoglie davvero tutta la popolazione di Besnate con centinaia di persone invitate a partecipare a questo evento che per una settimana vede il nostro oratorio abitato dai ragazzi, soprattutto perché sono loro i protagonisti di questo evento, dai loro maestri d'armi, dai loro responsabili, ed è tutto centrato sui ragazzi elementari, medie e superiori, perché è una settimana di giochi e di eventi proprio per loro in cui i borghi si sfidano. Grazie.